stavo pensando seriamente di accettare la proposta di Eleonora di andare a dirigere quel giornale a diffusione gratuita. No. Tu che ne pensi? Sappi che qualunque cosa tu decida, io sono con te. Anzi, sono convinta fin da ora che la tua decisione sarà quella giusta. Lo vedi? È questo quello che mi mancava, il tuo entusiasmo. Guarda che non mi stai forzando. L'ho deciso io. Papà ha fatto una cosa ingiusta e cattiva. Non si può né giustificare né perdonare. Oh, tesoro, come mi dispiace. Forza, andiamo. Ah, sì. Tu. Qualcuno sono pure riuscito a coinvolgerlo, ma non quelli che volevo io. E certo, se non sono delinquenti in erba non c'è gusto. Cosa devo fare? Un laboratorio di fotografia gratuito con i ragazzi di buona famiglia. Andrea non è un master, te l'ho già detto. Però il corpo docente è da Oxford. Guarda qua. Grande. Guarda lì lì. Li vedi su un campo da calcio, sti ragazzi ti fanno quasi tenerezza. Poi li incontri a un angolo della strada e ti fanno uno scippo. Vabbè, non esagerare, non è detto che va a finire sempre così. Proprio per questo dobbiamo convincerli a venire al corso. È inutile, Davide, ci abbiamo già provato, soprattutto con quel capetto lì, come si chiama, quel Rosario. Proprio lui stavo pensando. Se noi riusciamo a convincere Rosario, tutti gli altri lo seguirebbero a ruota, sono sicuro. Potremmo sempre prenderlo a bastonate, legarlo e portarcelo al corso. I tuoi contributi alla discussione sono sempre apprezzabili. No, io invece un'idea per fare qualcosa ce l'avrei. Però ho bisogno del tuo aiuto. No, guarda, io lì non ci ritorno, manco se mi paghi. Infatti, volevo farlo venire qua con una scusa. Qui, ma sei di fuori? Aspetta. Lui arriva qui, vede il mitico Andrea Pergolesi al lavoro e zac, scatta il feeling con la fotografia. È semplice. No, infatti non sei di fuori, sei proprio emigrato col cervello. A me già mi dà fastidio lavorare con te davanti. Va bene, dai, facciamo come dici tu. Dai. Fammi capire, se poi però lui accetta, tu mi aiuti. Chiaro. Perfetto. Come vuoi tu. Allora lo chiamo subito. E chi te l'ha dato il numero di telefono? L'angelo custode? Più su, più su. Pronto? Salve, è da Raffaele Frutta e Verdura? Sì. Senta, mi può portare un chilo di tarocchi, quelli buoni, e un chilo di mele annurche e un paio di bottiglie di vino vostro. Ah, e un cavolo. Ma che cavolo stai facendo? Sì, via Posillipo, Palazzo Palladini, Giordano. No, non è uno scherzo, è... Se vuole le do il numero, così mi richiama per controllare. Non ci posso credere. Sì, lo so che è lontano, però le cose che trovo da voi non le trovo da nessun'altra parte. E poi c'avete il ragazzo col motorino, no? Perfetto. Senta, mi può portare anche un chilo di broccoli, quelli della campagna vostra? Grazie, arrivederci. Fatto. Fammi entrare, Ornella. Giorgio, che cosa vuoi? Voglio spiegarti. Senti, io con te non ci parlo. Il tuo comportamento è stato ignobile, adesso vattene via. Perché ci hai fatto questo, papà? Perché? Ho fatto una cosa grave, è vero? Vi ho deluso di nuovo. La scena pietosa, potevi anche risparmiarcela. Ornella, mi dispiace tantissimo. E me ne vergogno immensamente. Ma io non avevo scelta. Ero nei guai. Guai grossi. Vi prego, credetemi. Per me non hai giustificazioni, Giorgio. Anzi, se proprio vuoi saperlo, stavamo andando al commissariato per denunciarti. Poi alla polizia potrai raccontare tutto quello che ti pare. No, Ornella, aspetta un momento, per favore, aspettate. Datemi la possibilità di spiegarvi. Solo un minuto. Un minuto soltanto. E voilà. Che ne dici? E questo che cosa sarebbe? L'ufficio del direttore. E se per esempio fossi tu il direttore, come lo troveresti? Non sapevo che aveste occupato anche quest'ala della Città della Scienza. L'ho presa all'inizio. Avevo progetti faraonici per la Starbucks. Oggi ci siamo un po' ridimensionati. Allora?
Ti piace? Ele, sta cercando di mettermi di fronte al fatto compiuto o sbaglio? Scusa tanto. Michele, no, davvero, è che stiamo partendo col giornale. Il nome? Beh, ce ne sono 3-4 in ballo. Però aspettavo proprio il direttore per avere una proposta. Il direttore? Insomma, mi ci vuoi tirare dentro a tutti i costi, eh? Hai deciso? Guarda, io stavo per scriverci Michele Saviani su quella targhetta. Allora? Allora... Allora, Ele, non lo so. Michele, non puoi tergiversare in eterno. E poi, scusa, fammi capire quali sono i problemi. Ti avverto, lo stipendio è adeguato. Eleonora, io non sto tirando sul prezzo, figurati. È solo che sono troppo legato a un giornale di impostazione tradizionale. Ecco, non so se saprò adattarmi, tutto qua. Ah, beh, certo, sì, è dura. È durissima essere in posizione di comando, scegliere la linea editoriale, i collaboratori. Ma perché insisti tanto? Cioè, che cosa ti aspetti esattamente da me? Te lo spiego subito. Tanta professionalità e creatività nelle dosi giuste. Michele, ma lo vuoi capire o no che sei davanti a una grande occasione? Non te la puoi far sfuggire così. E dai, dimmi di sì. In mano gli strozzini. Ma Giorgio, non è che ci stai raccontando un sacco di balle di nuovo? No, no, te lo giuro. Che senso avrebbe ora? È inutile, no? È successo tutto in poche settimane. Avevo acquistato da la quota di un socio che voleva uscire dalla ditta e ho investito tutto quello che avevo da parte. Pensavo fosse il momento buono per rischiare. Vabbè, e poi? Neanche a farlo apposta. Subito dopo sono cominciati i problemi. Che genere di problemi? Tra l'altro avevo comprato da un privato dei gioielli antichi, stupendi. La cifra era considerevole e così mi sono fatto prestare i soldi. Ho venduto subito quelli più facili e poi sono stato rapinato. Vabbè, scusa Giorgio, ma a me sembra che questo genere di cose siano all'ordine del giorno nel tuo lavoro, no? Compreso il furto. Non eri assicurato? Sì, certo, solo che passa un sacco di tempo prima che arrivano i soldi e io avevo bisogno di liquidità immediata. E non potevi chiedere aiuto alle banche? No, anche lì ci vuole troppo tempo. Era una catena che si era inceppata. Niente, alla fine purtroppo ho fatto l'errore più grosso della mia vita. Ho chiesto i soldi a questo tizio. E questo cos'era, uno che conoscevi? Ah, sì. L'avevano presentato come una persona seria, affidabile. Del resto la cifra era modesta. Lui mi faceva un tasso ragionevole. E soprattutto i soldi me li dava tutti, subito. Ma come hai potuto? Ma non avevo altra scelta. Non sapevo più che cosa fare. Avevo l'acqua alla gola. E del resto speravo di pagare il debito velocemente. E invece appena ho saltato una scadenza è cominciato l'inferno. I tassi di interesse sono cominciati ad aumentare in maniera vertiginosa. Subito dopo sono iniziate le minacce. Tu pensi che questa storia possa giustificarti? Secondo te è giusto che siamo sempre io e Viola a pagare per i tuoi errori? Ma no, certo che no. È che non sapevo più che cosa fare. Ero disperato, Ornella. Cerca di capire. Ah! Oddio, mi sento male. Papà! Notare che è una tastiera ergonomica, così non ti stanchi le manine. Lo vedo. Senti, allora facciamo così, prima di prendere qualsiasi decisione definitiva, facciamo passare le feste, ok? Vabbè, ho aspettato tanto, posso aspettare anche che passino le feste. Però, sinceramente, tutti questi dubbi io non li capisco. Dimmi la verità, hai altre proposte? Ma no, nella maniera più assoluta, è che... Ecco, vedi, per il periodo delle feste ho prenotato una vacanza da fare con Elena e, sinceramente, questa volta vorrei mettere lei davanti a qualsiasi cosa. Ascolta, io lo so che ti sto chiedendo un sacrificio e... Però, se insisto, vabbè, dai, insomma, ho quasi accettato, per favore. E quindi sei tornato con Elena? Sì. Ma la cosa ti sconvolge tanto? No, figurati, è che l'ultima volta che ne abbiamo parlato mi hai detto che era una storia chiusa. Avevo solo paura. Stai per dirmi che ho sbagliato a tornare con lei? Oh, no, perché se...
Se è quello che vuoi, se sei convinto. Io ne sono più che convinto, Elena. Io sento che il rapporto fra me ed Elena in questo momento è cresciuto, è diventato più forte. Elena, da quanto è che corriamo? Sarà il decimo giro. Senti, io non ce la faccio più. Mi devo fermare. Ok, se per te è abbastanza. Guarda che abbiamo fatto solo 6 giri, io di solito ne faccio almeno 20. 20? Oddio, ma tu sei matta. Ma fai questo tutti i giorni? Ti pagano e qualche rotella fuori posto? Voglio arrivare alla trasmissione in perfetta forma fisica. Beh, effettivamente questo è il tuo lavoro. Io invece devo darmi una regolata, guarda, mi sto impigrendo. Come ti va la vita matrimoniale? Bene. Anzi, sempre meglio. Caspita, fa questo effetto? Beh sì, diciamo che all'inizio hai un po' paura che diventare marito e moglie ammazzi un po' tutta la poesia. Invece siamo felici, Elena. E tu e Michele? Più o meno tutto bene. Quella è mezz'ora che ti guarda. Sì? Che tipo? Secondo me credi di essere meglio di Brad Pitt. Vabbè, va. Io mi vado a fare una doccia. Che fai, vieni? No, io mi muovo ancora un po'. Vabbè, ti aspetto lì, mi raccomando. C'è il fruttivendolo qua, sei ragazzo, eh? Arrivo, lascia pure vicino al frigorifero. Io me ne vado, date una mancia a questo ragazzo, capì? Ma dormire mancia, cavoli, broccoli, le due bottiglie, le due, capo, state cose. Ciao, Rosario, lascia tutto lì, non ti preoccupare. Ma chi sei a dormire? Ma si può sapere che vuoi da me? Sarò padrone di ordinare un po' di frutta o no? Non ci capisco, tutte fruttaiolo che ci stanno a posto, proprio a me si è venuto a sfruttare. Bello, ma ci fa 13 km in coppa motori. Va bene, hai ragione. La frutta era solo una scusa per farti venire. Però non t'arrabbiare, verrai pagato regolarmente. Ah, che sei sicuro? Allora, si può sapere che vuoi a me? Sicuro che non si ruba come l'altro? No, t'assicuro di no. Volevo solo farti vedere... Questo è un laboratorio provvisorio, non è qua che facciamo i corsi. Ma un laboratorio, questo? Pensi che a me pare più una cucina. Anche la cucina in fondo è un laboratorio. Sei tutto speciale tu. Ma perché sei così chiuso? Voglio dire, non potresti vederla come un'occasione per imparare un lavoro? O vuoi fare il garzone tutta la vita? Oh, un sacchica già fa. Sono 11.30 per la frutta e 10 per il trasporto. Chi paga? Ma chi sono chi? Ma io chi sei un artista? Ma chi è Totti? Dai, che si è trattato solo di un calo di pressione. Va già meglio, no? Niente di grave. Per quanto possa andare meglio. Lo so, no? Non ho scusanti. Nessuna scusante. Viola ti ha portato dell'acqua con lo zucchero. Tieni, ti farà bene. Grazie. Ornella, ti prometto che rimetterò tutto a posto. E ti restituirò tutti i soldi, te lo garantisco. Ma se le cose stanno veramente così come ci hai raccontato, ma perché non ti sei rivolta alla polizia? Ma perché avevo paura. Te l'ho detto che mi avevano minacciato di morte. E poi ero terrorizzato che potessero arrivare fino a voi. Lo so, mi sono comportato come un vigliacco. Viola, ma tu non hai detto neanche una parola. Tesoro, io ne verrò fuori. E una casa, te la comprerò sul serio, te lo prometto. Ecco, questo sarà il mio modo per farmi perdonare per questa... Ma piantala di dire bugie, tanto qua non ti crede più nessuno. Viola! E adesso che è stata nel fissaggio, la possiamo anche tirare su, che dici? Ma che è quando ci hai già fatto tunnel? Azzo, ma sei bravo, impressione. Bravo è bravo, nonostante l'aspetto è molto bravo. Non a caso è l'insegnante del corso, no? Dai, la prossima tirala su tu. Che già fa? Tirala su tu, t'ho fatto vedere come si fa, tanto il soggetto sei sempre tu. Il soggetto siete sempre tu. Comunque è meglio che io mano capisci in gemmetto, però. Vabbè, ti do una mano io. E credo, vero niente? È che gli acidi sono freddati, dovrebbero essere sempre a 20 gradi. E ma come fai? Basta aggiungere un po' di sviluppo senza diluirlo, senza esagerare. Erso, guarda. Ma si numaga, Andrì. E questo non è niente, devi vedere i trucchi quelli veri.
No, no, che se mi piace. Io la trovo molto bella invece. Ta puttani, le altre però le voglio. Non lo so, non è che le mie foto le regalo così. Allora è stato buono. E vabbè, in questo caso posso fare un'eccezione. Però si devono prima asciugare. Facciamo così. Tu torni con i tuoi amici a frequentare il corso e noi ti facciamo trovare degli ingrandimenti di queste foto. Noi. Insomma, chi si è fissato proprio? Ma poi mettiamo che vengono, no? Le macchine fotografiche, che facciamo? Le vado a rubare? Vabbè, come facciamo questo corso? A questo ci pensiamo noi. Potrebbe pure pensarci la parrocchia. Sì, e andiamo a chiedere ai frati di Sant'Andrea. Comunque, i problemi sono tutti risolti, no? Allora, che fai? Accetti. Ah, benissimo. E poi? Ah, anche gli smeraldi. Perfetto. Senta, per quanto riguarda il pagamento? Ah, molto bene. Allora ci risentiamo, eh? Arrivederci. Senti, chiamo Viola. No, no, lasciala stare. Avrà voglia di starsene un po' per i fatti suoi, è il minimo. Certo che la cosa peggiore di tutta questa storia è come l'hai usata. Perché tu l'hai usata, tua figlia. È vero, ma vorrei non averlo mai fatto. E spero di riuscire a sistemare tutto. Poco fa era un cliente che mi ha confermato l'acquisto per una cifra considerevole. E mi ha già inviato il bonifico. Vabbè, questo cosa significa? Significa che le cose per me stanno già migliorando. Io tra pochi giorni sarò in grado di restituirti buona parte della somma. Ora però dipende tutto da te, Ornella. Se tu mi denunci, io non potrò più riprendermi. Immagino che tu mi stia chiedendo questo in nome della famiglia che eravamo. Anche. Abbiamo vissuto insieme per 20 anni. Io ci credevo, per me eravamo sul serio una famiglia. No, Giorgio, no. Noi eravamo soltanto una facciata. E si è visto anche in questo caso. Tu potevi venire da me e chiedermi aiuto, non so, raccontarmi tutto. Invece no. Hai preferito, hai scelto di ingannarmi. Perché tu mi avresti dato 50.000 euro? Tu saresti stata così generosa con me? Non lo so. Forse sì. Scusami, ma io non potevo permettermi di rischiare. Guarda, comunque è inutile che parlo, tanto non serve a niente. Se mi vuoi denunciare, ne hai tutte le ragioni. Va bene, hai vinto. Non ti denuncio. Grazie, ormai. Non mi ringraziare. Non lo faccio per te. Io lo faccio per Viola, soltanto e unicamente per Viola. Adesso che hai ottenuto quello che volevi, per favore, vattene. Ciao, ho provato a chiamarti sul cellulare, ma eri irraggiungibile. Ciao, è che sul campo sportivo il cellulare non prende. Beh, neanche dovessi allenarti per le Olimpiadi, guarda che Pechino è fra 4 anni. Sto solo cercando di tenermi in forma. Hai cominciato l'albero di Natale senza di me? Volevo farti una sorpresa. Stanca? Beh, in effetti ho un po' esagerato con gli esercizi. Tu invece, com'è andata con Eleonora? Eleonora mi ha pressato, come previsto. E quindi? Posso già chiamarti direttore? Beh, per adesso sono riuscito a rubarle un altro po' di tempo. Le ho detto che per il momento avevo delle altre priorità. Beh, prima o poi dovrei pure deciderti. Sì. Senti, c'è un po' di posta per te. Vediamo. Dunque, telefono. Ma no. Da 2 biglietti per Praga. E questo che vuol dire? Le avrà portate il Babbo Natale. E sono per noi? E se ti va, potrà essere il Natale più bello della nostra vita. Viola! Viola, tesoro mio, io non so che ti ho fatto soffrire.
avrei mai voluto, credimi. Ti ricordi quando eri piccola? Che ti dicevo che saresti stata il bastone della mia vecchiaia. Ecco, ora forse ti sto già chiedendo di più. Di capirmi e di perdonarmi se ce la fai. Ma se proprio non ci riesci, io ho bisogno almeno di sapere che mi vuoi ancora bene. Ascolta, la mamma ha deciso di non denunciarmi. E io ti assicuro, in poco tempo restituirò tutto. Proviamo a lasciarcela alle spalle, questa brutta storia. Papà, io stravedevo per te. Credevo che tra noi ci fosse un rapporto stupendo, che poteva sopravvivere a tutto. Ma è così. Io sono tuo padre, niente può cambiare questo. Sei tu che l'hai cambiato. Tu hai fatto tutto solo per te stesso, per il tuo egoismo. Ci hai raccontato un sacco di bugie. Non era questo quello che volevo da mio padre. Non era questo quello che mi aspettavo da te. No. Basta. Io non ti voglio più vedere. Non mi interessa più nemmeno sapere come stai. Viola! Hai visto? Era calamitato dalle tue foto. Ma non farti illusioni, piace a tutti vedersi in fotografia. Il solito disfattista, se ti dico che invece era proprio attento al procedimento. Sì, abbiamo scoperto un talento. Disfattista e incompetente. Grazie, collaborare con te è molto bello, tu sai gratificare le persone. Ho capito, ma tu neghi l'evidenza, il piano è riuscito, abbiamo centrato l'obiettivo e ti dico che Rosario tornerà. Ma quale evidenza? Ma che abbiamo concluso che questo Rosario era qua una volta, massimo due, ti prenderà le mie foto ingrandite a mie spese e basta. Il suo destino è segnato, né tu né io possiamo farci niente. Bella filosofia la tua. No, la tua è filosofia, il mio è senso della realtà. Guarda che io con la realtà mi ci confronto tutti i giorni, solo che non la considero immutabile come fai tu. E vabbè, dai, su, non ci arrabbiamo. Prendiamoci un caffè, ne vuoi un po'? No, mi dà fastidio quando mi tratti da sprovveduto. Lo so benissimo che quel ragazzino non fa altro che prendermi in giro. No, non è che quello ti prende in giro, quello pensa pure che sei un po'... Ma smettila, cerca di parlare seriamente, per una volta. Dai. Vabbè, allora, seriamente? L'influenza del loro ambiente, delle loro famiglie, sarà sempre più forte. Non puoi vincere. Ma posso provarci? Lo so, statisticamente è una battaglia persa, ma se io riesco a salvare solo uno di quei ragazzi dal destino che li aspetta, ne sarà valsa la pena oppure no? Vabbè, dai, smettila, sennò mi convinci pure, dai. Certo. Viola, che è successo? Allora, guarda, noi arriviamo qua, no? Poi noleggiamo una macchina e arriviamo fino a Budapest. Quindi vorresti fare il capodanno a Budapest? A Budapest? L'alternativa potrebbe essere Vienna, che ne dici? Insomma, la neve, le carrozze, Natale, eh? Ma non saprei. Non saprei, non mi sembri entusiasta di questa cosa. Di Vienna? No, di tutto. No, scusami, è che riflettevo sul fatto che se noi continuiamo a muoverci da un posto all'altro, poi rischiamo di non goderci nulla. Ma sì, hai ragione. Ma dai, in fondo vediamo un sacco di bei posti. Mi sembra un'idea fantastica. Stavo per rimanerci male. No, io che c'entra? Non sono scattata subito perché oggi sono un po' a pezzi, ecco. Un po' a pezzi. Senti, a proposito di oggi, ti volevo dire un'altra cosa. Ecco, se ti va, quando torniamo dal viaggio, potremmo andare a vivere insieme. Ah, no, sarebbe bello. Ma ci hai ripensato? Sì, sì, lo so che sono stato io a dire che non era il caso, però ho detto una sciocchezza. Amore, io non ce la faccio a stare senza di te. Non ce la faccio. Io ti amo troppo. Vieni qua, vieni qua. Mi dispiace, Viola. Mi dispiace molto. Ti va di parlarne ancora? Dai, sfogati. Io sono qui. Voglio solo dimenticarlo. Tanto non c'è niente da dire. Avevi ragione tu. Uno i genitori non può sceglierseli, no? Vorrà dire che da oggi farò meno di mio padre.
Tanto in fondo ho mia mamma, ho Patrizio, Raffaele. Poi per fortuna ci sei tu. Sì. Anche se non valgo niente, su me puoi sempre contare. Lo so. Va bene anche così. Senza papà. Evidentemente dovevo andare così. Mi dispiace, ma sono tutte di plastica. Non sono riuscito a trovarne neanche una di vetro. Pare che non le facciano più. Ma figurati, vanno benissimo anche queste. Non siamo un pochino in anticipo con l'albero? Secondo la tradizione, albero e presepe devono essere pronti tassativamente entro l'8 dicembre. Sei preparato sul Natale, eh? Mm. Diciamo che ho fatto un bel po' di allenamento con Rossella. Per lei il Natale era veramente un sogno d'occhi aperti. Anche per me era così. Vabbè, penso che insomma lo sia per tutti i bambini. Senti, siccome mi si sta spalancando una voragine nello stomaco, perché non ci facciamo qualcosa di buono qui invece di andare a mangiare fuori? Che ne dici? Sì, si può fare. Bene. Sembra una buona idea. Allora dopo magari lo facciamo.